Oggi andremo a fare una gran bella passeggiata intorno al palazzo, perché di più non si può. Ma se intorno al palazzo avete un piccolo giardino, un'area verde, delle aiuole, dei vasi, potete approfittare per raccogliere delle wild herbs, delle erbe spontanee. E qua possiamo vedere che ci sono delle piante commestibili. Provate a indovinare come si dicono margherite in inglese, provate a indovinare come si dice cicoria in inglese. Dov'è la cicoria? Adesso l'ho vista prima, eccola qua. Questa è la piantina di cicoria, chicory, e queste invece sono le margherite, bellissime le margherite, il mio fiore preferito, daisies. E poi troviamo la piantaggine, e la piantaggine si mangia cotta ed è molto 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 buona. In un vaso apparentemente senza senso troviamo del tarassaco, che in inglese si dice dandelion, dandelion. Tarassaco è interessante perché le foglie a forma di freccia possiamo raccoglierle e metterle nell'insalata. Troviamo anche un ospite, una piccola snail, a black snail. Guardate un po', una lumachina nera, black snail, con una lumachina bianca, white snail. Cioè proprio a 2 centimetri dal vaso troviamo in mezzo all'erba anche questi bei fiorellini, di cui non conosco il nome, ma sono bellissimi e io non consiglio di raccoglierli, perché magari se raccogliamo poi muoiono dopo 2 giorni. Invece qui rimangono giorni e giorni. These beautiful flowers sono bellissimi e fanno tanto colore, e fanno bene anche le api, alle bees. Così le bees fanno il miele, the honey. Quindi lasciamoli stare i fiori, noi raccogliamo. Qui tra le margherite troviamo questa piantina, che di solito ha anche, vedi, la linea rossa, the red line. Questa è la cicoria, chicory. La stacchiamo e le foglioline di cicoria le possiamo prendere, e prendere parecchie, per farci delle verdure cotte. Un mix di verdure cotte con cicoria e altre erbe. Ma io volevo cercare un'altra pianta che si chiama piantaggine, plantain. Eccola qua, è nascosta e si riconosce perché la plantain sembrano delle, si chiamano anche delle lingue di gatto. Guardate che c'ha 5 righine, e di solito è abbastanza riconoscibile perché c'ha queste righe inconfondibili. Plantain in English. Così la possiamo mischiare alla cicoria di prima e facciamo una cotta di tutto, sia cicoria che piantaggine. Molto molto buona. Eccone un'altra. Seguendo i fiorellini si trovano queste plantain. Quelle rovinate non si raccolgono. Oppure anzi, il consiglio è quello di toglierle in modo che possano crescere foglie più belle sotto. Queste piante qui che si mangiano, più le raccolgo più crescono. Mentre i fiorellini a volte meglio non raccoglierli, sennò le api non hanno niente da mangiare. Troviamo un bel cespuglio di rosmarino, addirittura fiorito, e la cosa bella è proprio andare ad odorarlo. Mamma mia che buono! E per sentire bene l'odore basta sfregarlo bene e sentire l'odore del rosmarino. E se ne vogliamo prendere un pezzo, ne prendiamo un pezzetto o prendiamo le foglioline del rosmarino. Basta prendere le foglioline e portarsele a casa e farci l'arrosto o quello che ci pare. In inglese rosmarino, rosemary. Come prima cosa, appena torniamo dentro casa, laviamo le mani per 20 secondi, come da direttive Covid-19, e siamo a posto. Ah, siamo pronti adesso per lo smistamento delle erbe che abbiamo appena raccolto, e ci abbiamo, quindi, vediamo per ordine, piantaggine o lingue di gatto, in inglese plantain, la mettiamo qua, che si vede. Poi abbiamo la cicoria, così ricapitoliamo un attimo e vedete la differenza tra plantain, piantaggine, e cicoria, chicory, un po' più rossaccia. E quindi faremo dei gruppi, iremo adesso a smistare tutto questo sacchetto di roba tra plantain, quindi piantaggine, chicory, cicoria, e margherite, daisies. Buon divertimento! Questo è il risultato finale, quindi adesso possiamo prendere le verdure,
le verdure, se troviamo la margherita la togliamo, un po' di bicarbonato e le strofiniamo un po'. Anche in una pentola con due o tre dita d'acqua, quindi non tantissima, e le mettiamo a cuocere per una decina di minuti e vediamo quando sono tenere. Basta provarle e vedere se si sgranocchiano. Erbe di campo, piantaggine raccolta questa mattina e carote acquistate al supermercato, tagliate semplicemente a dadini con del pepe fresco macinato. E qua invece della lattuga iceberg e del tarassaco raccolto anche questo stamattina e lavato ben bene. Buon Buon appetito! appetito! Bye bye, see Bye bye! you! See you! Vediamo Rifamo! lo sumo. No, rifamo! Buon Buon appetito! appetito! Bye bye, Bye bye! see you! See you!